Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Game Dev Tycoon. Bene a tutti, continuiamo. Questo è un episodio particolare per un motivo molto semplice. Ma vediamo com'è andata le prigioni. Cioè, il gioco le prigioni. Comunque, motivo molto semplice della particolarità di questo episodio. Non ho argomenti e quindi parleremo del gioco. Ok. Parliamo del gioco e non aspetto che mi date argomenti, molto semplice, perché ora come ora, finché non mi date altri argomenti, io continuerò a commentare il gameplay. Mi è piaciuto fare quelle discussioni, anzi, semplicemente sto tenendo altre discussioni che potrei avere io in mente, e quindi le sto tenendo, cioè perché le vorrei fare in qualcosa di più serio di quello che ho fatto ora, cioè vorrei fare dei veri e propri vlog. Ora come ora non li posso fare per un motivo molto semplice. Non ho, come si può definire, il materiale richiesto per farli. Non vi porterò mai un vlog in 240p. Io il minimo che trovate sul mio canale è 720p. Minimo HD. Il più possibile full HD. Ora come ora non credo di riuscire a fare vlog full HD, però 720p minimo. Finché non riesco a trovare qualche metodo, non vi darò mai niente di minore ai 720p. Creiamo un motore personalizzato. Vediamo. Sì, 3DV1. Non mi spiace, un 3DV2. Ma oh. Ah no, sono due cose. Cioè, non ne vale la pena neanche. Quindi creiamo un nuovo gioco. Anzi, mi serve un accordo di pubblicazione. Qualsiasi genere sull'hacking. Perfetto, viaggio nel tempo, azione in questa media di 8, no, qualsiasi tema, avventura. Accetta contratto, qualsiasi tema, avventura per tutti, scegliamo un tema. Avventura, viaggio nel tempo. Vettore di gioco, speranza in Gen V2, l'avventura nel tempo. Game Dev Tycoon non è una serie che a voi vi piace molto, lo capisco dal fatto delle che lo cagate poco Game Dev Tycoon come gioco, ciò mi fa dire ma non gli piacerà molto, ma di fatto che lo continuerò tranquillamente, cioè lo dico tranquillo, non ci sarà mai un blocco nei miei gameplay, cioè non smetterò mai e poi mai di finire un gameplay, di bloccarlo perché voi non lo guardate, perché un paio di persone lo guardano. Io per completezza li finirò tutti. Motivo molto semplice, la completezza è più importante di bloccare un gameplay a mio avviso. Cioè è meglio finire un gioco, cioè io ho iniziato questo gioco, lo devo finire. Deve avere il mio codice. Non lascerò mai giochi non finiti. Capito? Cambiamo un po' di roba qua. Allora, ad esempio i livelli voglio alti, voglio dialoghi, intelligenza artificiale si può tenere su livelli bassi. Perfetto così. Ho dovuto andare questi due in vacanza, questo potrebbe abbassare di molto il gioco. Però ritengo che sia stato necessario. Dai, su, aumenta. Siete tornati, aumentate. Dobbiamo fare almeno 5 con questo gioco. Quindi allora il sonoro va bene così. Il design di mondo di gioco lo vorrei tenere così. Mentre invece vorrei alzare questo. Vediamo, la grafica richiede più che altro tecnologia. Sonoro lo posso tenere anche così. Vai, andiamo. Su. Questo gioco sta creando. Ho creato un hype apposta per questo gioco. Vediamo un po' come esce. Come sempre farò un paio di giochi, continuerò questo episodio e vedrò di spiegarvi cose nuove se sono presenti. Non mi serve di tanto. Non so quanto abbiamo fatto nello scorso gioco, però non credo che stiamo per fare un buon punteggio. Quindi andiamo. Sono pronto a subire le conseguenze. Lasciamo il gioco. Olè. Manda in vacanza. È ora di ricercare. Sono lo stereo. Cerchiamo la grafica 3D V2. Ah, non posso. Redigiamo un rapporto sul gioco. Dai, sono pronto a subire dei danni psicologici e monetari per questo gioco. Vai. No?
Niente danni psicologici monetari? Oddio. Sta andando bene. 8. 7. Bene, abbiamo raggiunto gli obiettivi di questo gioco. Vediamo un pochettino. Aumentare il tempo. Gioco luce, valutazione richiesta. Vogliamo lavorare di nuovo con noi. Questo gioco mi piace tanto. Non potrei mai rinunciare a questo gioco, sinceramente, a portarlo. Stiamo ottenendo molti fan. Non mi ricordo quanti ne saranno. Forse 100.000 fan base. E poi a quel punto potremo fare dei giochi medi. Tutti viaggi nel tempo grande. Ok, perfetto. Qui è subito la super test. Adesso possiamo ricercare, a mio avviso, la grafica 3DV2. E credo che farò un altro gioco. Poi farò il motore di gioco personalizzato, perché ci terrei a ottenere più punti per prima di creare un gioco. Dai, 4,7. Vediamo un pochettino se stiamo andando. No, stiamo andando in guadagno. Ed è buono, molto buono. Dobbiamo lucrare su tutto. Troviamo un altro accordo di pubblicazione, vediamo. Post apocalittico GDR su PC. Le royalties 10%, vediamo, 13%, aeroplani, avventura, però non ho la licenza, quando mi conviene. Cyberpunk, simulazione, oddio, non mi conviene. Post apocalittico simulazione, non saprei sinceramente. Va, facciamo la prima, dai, post apocalittico GDR, mi ispira. Lo chiamerò Fallout. Sa perché? Per giovani. Oddio, si potrebbe far di meglio. Cioè, maturo serve molto meglio. Dai, su, proviamoci. Può andare bene, poi può andare male. Questo gioco è proprio molto sciallo, a mio avviso. Molto tranquillo. Si diventa facile, si gioca ancora di più facilmente. Alziamo molto gameplay, a mio avviso. Il gioco si può fare molto basso. Per il gameplay, la storia e le missioni, ho bisogno di tenerle a livelli quasi uguali, se non uguali. Speriamo che però esca anche qua un buon gioco. Io mi permetto di fare una piccola campagna in questo caso. Voglio aumentare proprio l'hype alle stelle. Voglio l'hype alle stelle per questo gioco, che voglio che sia molto bello. Allora, qua leggerete così. Perfetto, no, l'intelligenza artificiale bisogna dargli un video di riguardo. Quindi veniamo qua, vediamo qui. No, così, perfetto. Oddio, spero che, se, non so perché mi ha dato un'interferenza il microfono, spero che non si sia sentito. Va bene, fa caldo il nostro ufficio. Sì, paghiamo per avere dei condizionatori. Come vedete adesso abbiamo dei condizionatori. Il Mena Gear sta per uscire fuori dal mercato. Abbiamo un botto di design ma pochissima tecnologia. Oddio, ma succede ogni giocata. La grafica è leggermente più bassa, il sonoro. Va bene così, dai, via. Andiamo e speriamo. Stand medio. Proviamo, no, stand piccolo. Va benissimo, stand piccolo. Intanto credo che aspetteremo il sì, questo coso qui. Facciamo questo gioco, guardiamo l'uscita. Anzi, aspettiamo l'uscita di questo gioco. E poi dopo finiamo il gameplay. Devo dire la verità che ora come ora questa serie è monotona, è un gestionale. Il 90% dei gestionali sono monotoni, si nota, rimando il fatto che è troppo bello come gestionale. Cioè, a me piace tantissimo. Dà proprio un senso. Cioè, è bello quando l'hype è salito alle stelle. Abbiamo ottenuto un punto qui. Nuovo record di tutte e due, quindi forse potrebbe essere uscito qualcosa di decente. Due vorranno più soldi adesso. Riasciamo il gioco e vediamo un po' cosa succede. Il Mena Gear non è più supportato. E vabbè, se la vi. Le prime recensioni 5. 5. Dammi un 5. Dammi un altro 5. Non mi ricordo se era 5 il coso richiesto da lì. Non lo ricordo. Vabbè, arriveremo a pagare. Sì, era 5, giusto. Non varrà tanto. Vediamo un pochettino. Storico giochi. Uff. Questo gioco, cioè, proprio non ci pagherà per un piffero. Almeno ci dà dei fan.
sì, pochissima cività. E con questo fail credo che basti. Per questo video è tutto. Guarda, datemi delle cose più se mi tocca fare video così, non solo il mio genere preferito. Non ho anche molta voglia di fare io personalmente, però li posso fare benissimo. Credo che vedrete questo in un altro video così. Quindi, qua da Leone, che vi ricorda di iscrivervi al canale e mettere un pollice su al video. E anche di commentare se volete. Ve l'ho appena detto prima, commentate. Mettete anche un pollice sulla pagina Facebook. Avete dei feed migliorini. Comunque, qua da Leone è tutto. Ciao a tutti, al prossimo video.